multinazionali vengono e investono qua. 40 ingegneri trovano lavoro di alta qualità e che può essere propedeutico con ulteriori investimenti per il futuro. E allora la cosa, io eviterei di fare troppi giri di parole, troppi discorsi senza molta concretezza. L'Italia ha bisogno di questa roba qua, perché se non va su questa roba qua perde la propria straordinaria chance. Cerchiamo di essere chiari, è vero, in passato si è tagliato sull'università, troppo, anche per responsabilità delle università. Io la dico con molta franchezza, non c'è l'unica politica, per cui potrei tranquillamente farmi bello per dire che la colpa è quella di me. In parte è vero, cioè è oggettivamente vero, nel senso che si è tagliato dappertutto e l'università si è tagliata in modo sguaiato, dando per scontato che tutti fossero uguali e che questo fosse il settore nel quale prendere un po' di soldi per il miraggio pubblico. Facendo così si sono tagliate le gambe a tutte le realtà. Ma quello che è cruciale in questo momento è non soltanto invertire la rotta, e finalmente l'abbiamo fatto, e tra l'altro sul 2017, come vedete, ci sono anche ulteriori interventi sulle borse di studio dei ricercatori, ancora non paragonabili ai paesi con cui vogliamo fare una missione. È l'inizio, si è iniziato, ma ancora c'è molto da fare. Quello che però serve è che anche voi università siete classe dirigente, e questo progetto, vi faccio i complimenti, perché va esattamente nella direzione di ciò che serve al paese. Al paese serve una struttura come questa, una Human Technopole di Milano, è una delle realtà nelle quali abbiamo investito di più. Se ci sono dei progetti, fatecelo sapere, perché noi siamo pronti a finanziarli. Lei ci sono. Avevo dubbi, lei non ci vedrà mai. Quando lei ha detto, del sud 4 milioni e mezzo, ore, io mi aspettavo, lei trova via me la camera con 4 milioni. Poi ha fatto, no, gli altri 4 milioni che hanno messo il territorio, ho fatto la richiesta di mandare. L'avevo già. Quindi arrivate subito la prova per capire qual è il progetto sul quale chiede finanziamento, però sta roba è quella che serve al futuro dell'Italia. Noi dobbiamo smettere con la retorica della fuga dei cervelli e iniziare ad attrarre i cervelli e avere in realtà che siamo all'avanguardia, e per farlo c'è bisogno di un paese che sia più forte in Europa, più credibile a livello mondiale e anche più, dico io, semplice e stabile. Perché questo accada, magnifico, secondo me lei è pronto a farci una richiesta. Ho come questa sensazione, vero? Ma no, la richiesta che abbiamo fatto l'anno scorso di venire a Parma, per adesso lei avrà tenuto la parola. Questa è questa da oggi, lei ha arrivato un po', senza Parma, però noi ci rivedremo. Le dico solo un altro ingrediente, vedete qua, tutta la parte sul mio campo, le nostre, e tutta la gente. Le aziende del sud che si studieranno qua avranno anche dei flussi alla terra. E quindi noi gli diamo la possibilità, oltre che di insegnarci a anche di avere degli spazi veri, questo diventa un altro territorio di gioco. Cioè sperimentazione sul campo di realtà. E le nostre mese non saranno più mese normali, sono mesi dove mi sono spiegato, saranno mesi di chilometri. Però quanto mi serve per fare l'introduzione? Ne parliamo, mi sembra che sul tema delle cifre, Parma continua ad essere eccellenza pura? Assolutamente. Chi è che ti prende il posto per l'universitario in Italia e l'ha messo? Io posso dire questo, posso dire che la regione di Milano sta immaginando una caratterizzazione, siamo nella casa. Noi abbiamo già avuto a livello nazionale che c'è che basta, perché questo è un settore secondo me che nei prossimi anni sarà fondamentale. Noi con quel progetto che dobbiamo raggiungere, facciamo la scuola, facciamo il mio
di cosa bisogna come prossimo step, un finanziamento sulla parte C. Questo per noi è l'ingrediente su cui dobbiamo utilizzare la parte. Però scusate, sono per parlare della finale, perché ce ne sono per uscire di qui.